stagione teatrale 2017-2018 a San Pietro del Tronto con il direttore dell'AMAT Gilberto Santiva. C'è un po' il punto della situazione e il programma molto molto interessante, con spettacoli anche di prima visione. Sì, devo dire che la stagione cresce ancora, c'è una voglia di avere il Teatro Concordia ancora di più disponibile al centro delle occasioni. Sono 7 appuntamenti, ma ben 3 anche le repliche, quindi ci consente di aprire anche una parte di mini abbonamenti. Ci fa piacere, perché il teatro purtroppo non è grande quanto vorremmo e quanto vorrebbero i nostri spettatori, che devo dire affollano sempre i nostri appuntamenti. E per la prima volta ospitiamo anche una residenza di riallestimento, significa che Sabrina Impacciatore, il suo regista Walter Malosti, sarà per una settimana al Teatro Concordia, lo utilizzerà appunto per rimettere in scena questo spettacolo, un spettacolo molto bello, molto riuscito, che impreziosirà appunto poi la stagione. E tanti nomi importanti, perché dall'inizio con Fabrizio Bentivoglio diretto da Michele Placido, fino a Isabella Ferrari, Sebastiano Somma, bellissimo spettacolo di danza, Maria Amelia Monti, insomma 7 appuntamenti di grande fascino, a cui abbiamo aggiunto anche una proposta per le famiglie. Sono 3 domenicali dove appunto gli spettatori più piccoli, con i loro genitori, i loro nonni, i loro accompagnatori, potranno godere anche loro appunto del fascino del teatro. Annalisa Ruggeri, assessore alla cultura e come San Pietro del Tronto. Vivere il teatro vuol dire anche questa stagione teatrale ricca e densa di appuntamenti. Un teatro al centro, un teatro aperto, quest'anno ci sono importanti novità, puntiamo sulla stagione teatrale, la rilanciamo, le novità dell'anno scorso sono aumentate e implementate in questa stagione 2017-2018, ci sarà la terza replica che permette di aprire il teatro anche con mini abbonamenti, ci sarà il teatro per i ragazzi e le famiglie, domenica pomeriggio, 3 domeniche durante le quali le famiglie potranno incontrarsi a teatro. Il BIM Marche col presidente Luigi Contisciani è sempre vicino ai giovani, al sociale e alla cultura, e l'abbinamento stagione teatrale San Benedetto e BIM Tronto è sicuramente un binomio vincente. Sì, diciamo che dal 2010, da quando ho l'onore di presiedere questo ente, che stiamo investendo sia sulla scuola che sui giovani e nello stesso tempo nella cultura. Lei immagini che il nostro bilancio oggi rappresenta un terzo per la scuola, l'istruzione e la cultura. Quindi siamo fieri di partecipare anche con il Comune di San Benedetto a questa stagione teatrale, che non è la prima ma è da anni che noi sosteniamo, ma una stagione teatrale che reputo molto bella quest'anno, ma soprattutto perché dà anche spazio alle domeniche pomeriggio ai giovani, e quindi non potevamo come ente non sostenere questa bellissima iniziativa e continuarla a sostenere sempre di più, perché ne va a beneficio sia delle famiglie, sia dei giovani, sia del territorio.